Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio mostrare una cosa che mi hanno dato. Un amico aveva questa torcia, non la utilizzava più, ha modificato, diciamo, lo stile di torcia, ne ha presa una con più gruppi luce, più potente, e niente, me l'ha regalata. E io, onestamente, smontandola qui, ho trovato una bella sorpresa, ragazzi. Cosa sono? Sono celle 18, 6 e 50. 1 e 1, 2. Faccio questo video, ragazzi, per analizzare tecnicamente e non solo queste celle che da dato tecnico sono delle Li-Ion 18650 da 8800 mAh, 3,7 volt come tensione nominale. Il brand è X-Ball, infatti è una balla colossale a tutti gli effetti. E allora, prima di prendere il mio super opus da combattimento, vado a pesarle e vediamo se riusciamo a capire quanto pesano. Benissimo, preso il bilancino di precisione, lo accendiamo. Ok, si è azzerato. Vediamo, sono leggerissime, leggerissime. 22 grammi e 0,4, 23 grammi e 10. Perfetto, mettiamole nell'opus. 1 e 1, 2, 3, 1 volt come voltaggio attuale. Test, perfetto. Settiamo 1 ampere come corrente, perfetto. Nello stesso tempo, ragazzi, vi voglio mostrare il peso di queste. Questa è una LG MH1 da 3200 mAh, ovviamente parliamo di cella originale. Guarda quanto pesa, 44 grammi, altro che 22 o 23 grammi. E questa è una Samsung 35 originale da 3500 mAh. Guarda il peso, 48,68. E allora, se questa, faccio una stima, se questa è 48 grammi e qualcosa ed è da 3500, quella che è da 2000, che è da 22 grammi, non va oltre i 1000-1100 mAh come capacità effettiva, quando nell'effettivo, se vai a vedere nel corpo, hanno 8800. Ragazzi, state attenti alle celle che acquistate. Ora aspettiamo che finisca il ciclo di test e vi farò vedere dopo i risultati ottenuti. Ok ragazzi, allora, finita la ricarica delle celle fake, queste sono, vediamo se riesco a mettermi in posizione tale da mostrarvelo. Ragazzi, allora, questo valore me lo ha dato ben due volte, e cioè non riuscivo a crederci. Infatti ho provato nuovamente per la seconda volta e per la terza volta a staccarle e rifare di nuovo il processo di test. Questi, ragazzi, sono i valori, cioè una cella 18650 spacciata per 8800 è da 16 mAh e l'altra, ragazzi, è da 116 mAh. Cioè qui non stiamo scherzando, ragazzi, cioè neanche 500 mAh. Cioè, ma che cosa hanno questi nella testa? Cioè, vendere una cella da 16 mAh non è una truffa,
e di più di una truffa, ragazzi, di più. Qui invece, per a dimostranza, ecco, della qualità, questa è una LG da 3200, questa è una 3500 Samsung, e ancora sono in fase di test da ben 3 ore. Questa l'ha finita in nemmeno niente. Stato carica full 018 e 011. Comunque, ragazzi, quando vi dico evitate queste qui, evitatele. Per questo 16 mAh e 116 mAh. Cioè, io già lo sentivo appeso che una era più leggera dell'altra. Però, ragazzi, fino a questi livelli io non è che potevo mai immaginare. Per questo video, ragazzi, è tutto. Al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguimi, ciao e al prossimo video.